pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, sono molte le canzoni che parlano di mare, della gente di mare, che ritraggono scene di vita in riva al mare, specie in Italia, un paese circondato proprio dal mare. Tra queste c'è Le città di mare, un tormentone dei fratelli Bennato, ovvero Eugenio ed Edoardo, un brano del 1989 molto romantico, una ballata che dà anche il titolo ad un album di Eugenio Bennato omonimo. Si parla appunto delle città di mare, i punti del mondo dove vanno a finire i rumori di fondo delle autostrade, come si canta in questo tormentone. Si tratta anche di uno dei pochi esempi di una canzone interpretata dai due fratelli Bennato insieme. In carriera, infatti, sono stati pochi gli esempi di brani e collaborazioni tra i due, fatta eccezione per un concerto del 2016, eseguito proprio insieme da Edoardo ed Eugenio. Entrambi cresciuti con la musica, infatti, hanno deciso soltanto di recente di unire e fondere le loro esperienze professionali. Napoletani Doc hanno suonato dal vivo solo una volta insieme, prima del concerto dello scorso anno, loro che hanno seguito generi musicali molto differenti, più rock e pop per Edoardo, fondatore invece della nuova compagnia di canto popolare Il Secondo, oltre che ricercatore delle sonorità mediterranee, proprio appunto Eugenio. Il concerto di cui dicevamo si è tenuto il 3 settembre del 2016 ad Ancona su proposta di Eugenio, subito accettata dal fratello. Un evento che ha dato il giusto spazio a entrambi, con una prima parte che ha visto protagonista Eugenio Bennato, una seconda dedicata invece alle sonorità di Edoardo, insieme ad una terza finale insieme. A tenere unite tutte e tre le canzoni che i due artisti hanno scritto insieme, e tra queste non poteva mancare proprio Le città di mare, insieme ad esempi come Venderò oppure A cosa serve la guerra. A spiegare l'unione tra i due è stato ancora Eugenio, che ha avuto modo di dire: abbiamo diviso le nostre strade da ragazzini, una scelta che ci ha permesso di vivere mondi paralleli senza interferenze. Ci hanno unito poche cose, Modugno, Polanca e i Beatles, ha raccontato ancora Eugenio. Tra l'altro anche le scelte di scuola erano state differenti, uno al liceo classico Eugenio, l'altro allo scientifico Edoardo, uno che ha imparato l'inglese, appunto Edoardo, l'altro lo spagnolo, ovvero Eugenio. A onor del vero c'è anche un terzo fratello, Giorgio, musicista specializzato in percussioni, ma il trio non si è mai composto davvero, se non da bambini, quasi per gioco. Era infatti lontano 1958 quando i tre fratelli Bennato formarono il trio Bennato. Edoardo aveva 12 anni, cantava e suonava la chitarra. Eugenio, di anni, ne aveva 10 e suonava la fisarmonica. Giorgio, il più piccolo, di anni ne aveva appena 9 e suonava le percussioni. Proprio Giorgio, dopo l'esperienza del trio Bennato, si è fatto strada come tecnico del suono e ha inciso dei dischi per la Lupus e la Polydor, continuando poi a collaborare alla produzione dei dischi dei due fratelli, insieme ai quali ha fondato un'etichetta discografica, la Cheyenne Records, della quale è anche direttore artistico. Anche Giorgio poi ha partecipato al Festival di Sanremo e lo ha fatto nel 1980 con il nome di Giorgio Zito, insieme alla band dei Diesel. In occasione di un brano invece, che si intitola Domani, hanno però fatto tutti e tre una sorta di riunione di famiglia. A gennaio del 2017 la registrazione, accompagnata da un videoclip che alterna immagini inedite dell'infanzia dei fratelli Bennato con quelle appunto di oggi, raccontando così in qualche modo la storia di questi tre ex ragazzi di Bagnoli.